Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questa palette di Sephora che avevo preso tempo fa, poi l'ho provata, l'ho swatchata, ma non ve ne ho mai parlato. E visto che la sto usando e alcuni hanno il buco, è ora che ve ne parli. Allora, questa è la miniature palette, questa qui, che è carinissima anche da vedere. E questa è la cookie, quindi è quella con i colori più sul bronzo, che comunque vi faccio vedere, sono questi. Comunque adesso ne parliamo. Allora, sono 6 ombretti da 1 grammo l'uno e la palette a prezzo pieno viene 9,90 euro. È semplicissima in cartone ed è compatta perché è bella compatta ed è dentro, si apre a magnete, ha le istruzioni con qualche consiglio per usarla, ma non ha lo specchio. Comunque sia, è una palette carina. Allora, vi faccio vedere intanto come si presenta. Vediamo con le luci, così. Sì, direi che così va bene. Con degli ombretti, come vedete, questo al buco tanto l'ho usato, con alcuni opachi, alcuni shimmer, un metallizzato e ha una bella varietà di ombretti, tutti sul tono del bronzo marrone. C'è, magari ve li mostro, ve li swatcho così dopo li vediamo. Allora, partiamo con il primo che è Vanilla. Che è questo. Questo è un colore perfetto da fare come base per l'ombretto ed è quindi per uniformare la palpebra oppure tranquillamente per andarlo a sfumare sotto l'arcata sopraccigliare. Poi abbiamo questo che è opaco, che è Biscuit, è opaco. Così le luci magari aiutano un po' meno. Comunque questo che è Biscuit, che è il secondo, è un marroncino opaco ed è molto carino. Perfetto su, questo è perfetto su tutta la palpebra. Poi dopo andiamo avanti sempre in ordine e abbiamo Peanuts, il terzo, eccolo qui, che è un shimmer carino con un sottotono dorato e particolare. Ma è bellissimo, aspettate, vedete? Ha un sottotono che sembra quasi un dual chrome perché è un marrone, però con un sottotono dorato è molto bello. Anche questo su tutta la palpebra è davvero bello, oppure come punto luce, perché no? Poi andiamo avanti con Caramel, che è questo. Caramel è il metallizzato per eccellenza, infatti. Che una volta applicato si vedono comunque i glitterini. Ed è bello, molto bello anche questo. Poi dopo andiamo con lo scuro opaco che è Cocoa o Cocoa, che è un marrone scuro opaco. Questo nella piega dell'occhio per dare profondità è perfetto. Mi mettesse a fuoco il colore, non me. Ok, e poi andiamo con l'ultimo che è Popcorn, è un glitter alla fine perché è uno shimmer glitteroso. Luminosissimo, fin troppo luminoso. Ok. Allora, veniamo un attimo alle considerazioni, i colori. Sono questi qui, che un po' con le luci sfalsano e si vedono poco, ma sono davvero belli. Dunque, intanto, colori che tranquillamente questo io vaniglia lo uso per uniformare la palpebra, poi dopo uso i due colori per la palpebra, per tutta la palpebra, quindi Biscuit e Peanut. Poi dopo, per dare definizione nella piega, uso Cocoa. E per dare un punto luce a volte caramel, a volte popcorn, ma sono davvero bellissimi. Comunque sia, una palette da 9,90 euro con degli ombretti comunque sia tranquillamente portabili sia da giorno che da sera, perché comunque sia di giorno tranquillamente con i marroni, ma diamo un pochino più di stratificazione oppure di intensità per un look da sera, quindi ottimo. Allora, come si comportano questi ombretti? Intanto sono belli morbidi al tatto,
si possono tranquillamente prelevare sia con le dita che con il pennello, fanno poco fallout. L'unico che perde un attimino di è caramel, quello metallizzato, che è quello che fa un pochino più di fallout, però davvero ho trovato palette più costose che ne fanno di più, quindi anche questa è una buona cosa. Belli pigmentati, belli sfumabili, durano a lungo. Io lo applico con il primer e con il primer io la sera vado a stuccarlo, quindi davvero dura tanto. È una palettina che mi è piaciuta, infatti c'è in altre varietà e le sto guardando perché ce n'è anche una nei toni del rosa che mi piace alquanto. Comunque sia, vedete che sono colori che così magari con le luci sembrano poco, però sono pigmentati, molto belli pigmentati, si sfumano bene ed durano anche a lungo. Mi piace tanto questa cosa. Io dico che l'ho comprata perché ero curiosa, ma questa palette della Sephora costa poco. Oltretutto, cosa importante, soprattutto per me, non fa fallout. Io non so cos'altro dirvi, ve la straconsiglio perché mi è piaciuta tantissimo. Allora, fatemi sapere se vi è incuriosito, poi il pack è carinissimo, ammettiamolo. Fatemi sapere se vi è incuriosito, se l'avete provata, se avete provato altre palette di questo tipo e come si trovate, se vi ho tenuto compagnia, se vi è piaciuta questa recensione. Fatemi sapere tutto, insomma. Come sempre vi ricordo che se ti è piaciuto il video o anche solo per l'impegno che ci ho messo, mettimi un like, iscriviti al canale così non perdere le prossime recensioni di make-up e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrai avvisata ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!